Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo Presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela. Perché questo è un assassino, questo non è uno scrittore, un ideologo. Leggendo qualche giornale sembra che si tratti quasi di un filosofo, di un libero pensatore. Io ringrazio gli uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto questo grande regalo a 60 milioni di italiani. L'impegno è che questo maledetto delinquente arrivi in Italia domani.